Ragazzi, oggi non inizierò il video dicendovi, ragazzi, quanto costa? Nello specifico, questo video è un po' chiarificatore, diciamo, per quanto riguarda alcuni commenti che mi vengono fatti. Alcuni sono commenti positivi, diciamo che il 90% sono commenti fatti da persone che discutono del prezzo, delle origini, eccetera. Alcuni invece, diciamo il 10, per fortuna una minoranza, critica, ma critica senza nessun tipo di motivo. Penso che siano quelle persone che sono un po' frustrate e non sanno cosa fare nella loro vita, se non criticare, probabilmente lo fanno per abitudine, lo fanno perché non sanno. Perché sono insoddisfatte della vita, però non è colpa mia. Quindi volevo fare questo video, beh, innanzitutto per ringraziare tutti gli iscritti al mio canale e dirgli che sono veramente contenta perché è cresciuto il canale del 300%, una roba così, e grazie anche a questa rubrica che si chiama Quanto costa. E quindi ringrazio tutti quelli che sono iscritti e tutte le persone che mi seguono. Invece, i criticoni, vorrei dire che se non vi piace vedere quello che dico, se non vi piace sapere i prezzi, ho sparato a caso, tipo, vabbè, comunque devi dire anche quanto guadagnate a Miami. La rubrica si chiama Quanto costa? No, no, la rubrica non parla nient'altro di quanto costano i prodotti a Miami. Nella rubrica io non dico mai qua costa di più, non mi sono mai lamentata, non dico mai ah, però voi pagate di meno o ah, no. Io non ho mai detto una roba del genere. Io non parlo di provenienza dei prodotti, non parlo del quanto si spende in Italia, perché non lo so, di quanto si guadagna qua, di quanto si guadagna là. Per adesso la rubrica si chiama Quanto costa ed è una rubrica che è nata dopo il successo che ha avuto uno dei miei video YouTube che ho fatto l'anno scorso con la mia amica Giorgia, di cui adesso parlerò fra un attimo, e dove praticamente entravo in un supermercato qua a Miami e parlavo dei prodotti, quanto costavano qua, quanto costavano là. Ha avuto molto successo e io ho voluto replicarlo dedicandogli una rubrica che si chiama Quanto costa. Questo è tutto, cioè nel senso non c'è nient'altro dietro. Uno, prima cosa è questa. Seconda cosa, ragazzi, quando io dico Giorgia, quanto costa? è Giorgia, la mia amica che abitava, che è romana, abitava a Milano fino alla settimana scorsa e adesso è venuta qua a vivere a Miami. Ehi Luci, ecco quanto costa un barattolo di salsa di pomodoro qui a Non è Giorgia Meloni, quindi dateci un taglio, smettetela, questa Giorgia Meloni, smettetela di accusarmi che sto parlando di Giorgia Meloni. Giorgia è un nome comune a cui Giorgia Meloni non ha il monopolio. Se io dico Giorgia quanto costa Milano, non sto parlando alla Meloni, perché a me della Meloni non me ne può fregare di meno, come non mi interessa la politica. Quindi ragazzi, cioè, a chi mi scrive assurdità su, ah, e allora perché non parli di Prodi? Ah, perché devo parlare di Prodi quando sto parlando di banane, mele e limoni? Cioè, ma ce la facciamo, ragazzi? Ma dovete sempre trovare il punto critico e negativo su tutto? Cioè, io non sto parlando della Meloni. Terza cosa, l'altro giorno una persona mi ha detto: se non sopporti le cattiverie, perché hai aperto un canale YouTube? Perché uno apre un canale YouTube per farsi offendere, per farsi dare della stupida o farsi dire ma perché non vai a lavorare o cattiverie, cioè gratuite completamente. Ma perché non vai a lavorare tu? Ma perché tu pensi che io apro un canale YouTube e in automatico tu puoi offendere perché sei dietro una tastiera? Cioè tu puoi offendere me perché ci metto la faccia? Per fortuna, ripeto, è il 10% delle persone, ma sto 10% può tranquillamente, quando vede uno dei miei video, che sono anche impegnativi perché devo andare al mercato, devo cercare il prezzo, devo parlare con la mia amica Giorgia, non Meloni. A presto ce ne sarà un'altra, mia amica, che mi dà la mano. Cioè, ma per quale motivo una persona che ci mette impegno, che comunica dei prezzi, non fa niente di male, non offende, non dice niente, si deve sentire dire delle cattiverie gratuite? Perché? Non lo capisco. Ma qual è il vostro problema? Ma perché siete così? Alcuni sono veramente frustrati, alcuni sono veramente nati solamente per criticare gli altri. L'ultima cosa che voglio dire
Che ieri una persona mi ha scritto: se devi campare facendo questi video, datti a qualcos'altro, una roba del genere. E io gli ho detto: scusami un secondo, io non campo facendo video su YouTube, ma io qua a Miami ho delle attività, ok? Ho un food truck, un trailer, sto aprendo un ristorante, cioè io non vivo grazie a YouTube, i miei video non sono monetizzati, non sono ancora arrivata a questo livello. Pensavo di fare una cosa carina e mi sono messa a fare questa cosa, però io gli ho detto: ma io veramente non guadagno niente da YouTube e cioè non vedo qual è la critica. Facciamo, perché critichi? Mi dice, perché si dice che criticare online è il modo migliore per sfogarsi. Io non ho parole su questa risposta. Giudicate voi, mettete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di una persona che mi può venire a dire una roba del genere. Una cattiveria, ragazza, una cattiveria gratuita completamente. E buona, cioè non ho nient'altro da dire. Andiamo avanti comunque, andiamo avanti con la nostra rubrica. A breve ci sarà una rubrica che si chiamerà come si fa, per esempio, ad aprire una società qua a Miami, come si fa ad avere una green card, come si fanno tante cose, perché, ripeto, avevo fatto un'intervista un po' di tempo fa su Voglio Vivere Così e quindi le persone mi avevano contattato facendomi delle domande. Con questo vi saluto e spero che sempre mi seguirete. Per favore mettete un mi piace a questo video se potete, perché a me non costa niente, a me fa tanto piacere. Grazie ragazzi, un bacio, ciao.